proseguono i combattimenti a Khartoum e nel Darfur, nonostante l'accordo sulla nuova tregua in Sudan tra l'esercito e i paramilitari. La preoccupazione dell'ONU a Khartoum: attacchi aerei hanno risuonato vicino al quartier generale dell'esercito, una situazione che preoccupa l'ONU, il quale ha osservato che il conflitto sta riaccendendo scontri etnici nel Darfur occidentale, tanto da evidenziare un clima di impunità generalizzata. L'allarme delle Nazioni Unite. A tutto ciò si aggiunge l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite rispetto all'aumento di violenze ed attacchi a El Jebbi, capoluogo dello stato del Darfur occidentale. Tuttavia, i responsabili degli scontri nella regione a prevalenza cristiana del Sudan non sarebbero i due eserciti rivali, ma la comunità masalita e quella araba.